difendere gli oppressi, per difendere gli uomini, per difendere la gente che soffre, perché io non voglio più vedere bambini che piangono in quel modo. Non voglio vedere asili bombardati, beni culturali distrutti. Stamattina Leandro Ianni ha mandato un appello proprio per i beni culturali che sono stati distrutti. Per un'idea, che è quello della pace, al di sopra di tutto. Al di sopra di tutto. Certo che è un'emozione, perché non pensavo che attraverso un semplice messaggio mandato sul gruppo della Dante Alighieri venisse fuori tutta questa solidarietà. Non pensavo che effettivamente tutti quanti sentissimo questo desiderio di essere presenti a Caltanissetta nella giornata per la pace nel mondo e per la difesa degli umili e degli oppressi. Quando l'ho scritto, ho detto io non so che cosa avverrà, però pensavo a quel punto, di fronte a tutte le città che manifestavano, a Caltanissetta che non c'era, ho detto ma Caltanissetta è una città di sordomuti? No, Caltanissetta non è una città di sordomuti, Caltanissetta è una città che ha una sua forza, ha una sua determinazione precisa e vuole battersi per gli ideali di libertà, di democrazia che non possono esistere se manca la pace, che è alla base di tutto. E quindi anche la difesa degli umili e degli oppressi è uno di questi obiettivi, in questo momento il più importante, perché c'è chi piange, non possiamo essere sordi di fronte al dolore che stiamo vivendo, ma dobbiamo renderci conto che questa situazione può portarci anche a una terza guerra mondiale che dobbiamo evitare in ogni modo. No alla terza guerra mondiale, sì alla pace nel mondo.